E vorrei chiudere la tavola rotonda e anche la panoramica sul mondo della ricerca e di quello che anche il MIUR e i suoi progetti, in prima linea il LifeWatch, con il professor Bordoni, che è stato anche lui l'anima del motore della prima versione del network della biodiversità, e quindi lascio volentieri a lui la parola. Grazie. Grazie. Allora, sì, qui io mi sento con diversi cappelli, quindi non so effettivamente quale privilegiare. Un po', diciamo, ho partecipato fin dall'inizio, sento un po' il padre di questo Network Nazionale della Biodiversità, che è nato come progetto pilota, quindi è chiaro che all'inizio era stata una sfida, diciamo, metodologica, con i pochi dati a disposizione, perché c'era ancora molta reticenza sulla cessione dei dati, e uno dei motivi principali è del fatto che c'è stato un ritardo in questa cosa qui, è stata proprio la difficoltà di acquisire nuovi dati. Poi sono arrivati, diciamo, delle new entries, la citizen science ha cominciato a pervadere, diciamo, il mondo della raccolta, del monitoraggio e della raccolta dati, e questo ha permesso il progresso di questo network della banca dati. Anch'io mi congratulo diciamo, con l'ISPRA e con chi effettivamente ha portato avanti questo progetto, perché adesso è uno strumento vero, non è più un progetto pilota, è uno strumento ricco, dinamico e veloce. Per la ricerca dei dati, è ben collegato. La parola network si applica anche a tante altre iniziative, e, per esempio, proprio a quello che si sta cercando di fare attraverso del protocollo d'intesa tra l'NNB, il Ministero, e il LifeWatch, che come sapete è un'infrastruttura per la ricerca sulla biodiversità, è un'infrastruttura, diciamo, che fa parte di un sistema europeo ormai consolidato, e LifeWatch ha tutto il potenziale, diciamo, per poter supportare il network e per poter interagire. Adesso ci sono dei capisaldi, diciamo, di questo accordo che vi risparmio, se volete potete leggerli qui, e sono quello che il MAT, il Ministero può mettere a disposizione di LifeWatch, e quello che LifeWatch si impegna a fornire. Oltre a una competenza, diciamo, informatica, che è quella sostanzialmente la competenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso tutti i suoi uffici, ma anche alcune attività, perché uno nel LifeWatch Italia è strutturato in una serie di centri tematici. Uno di questi centri tematici si chiama Collezioni, di cui fanno parte sostanzialmente i musei, le persone che si interessano. Qui c'è Luca Bartolozzi del Museo di Firenze, che assieme a me, diciamo, si occupa in particolare di questo aspetto. Ma c'è anche un centro tematico che si chiama Interazioni, e questo centro tematico Interazioni ha, diciamo, una specie di progetto che sembra un'utopia, non so se si riuscirà a realizzarla, ma è il catasto delle specie e dei traits delle specie, cioè cercare di integrare le informazioni associate a una specie con quelle che sono i parametri della nicchia di queste specie. Questo è possibile naturalmente in alcuni organismi, non in altri, perché confrontare la nicchia di una zebra con quella di una diatomea, naturalmente bisogna andare su delle specificità che necessariamente comportano la creazione di tesauri, perché questa è un'altra attività che LifeWatch sta facendo, cioè la creazione di vocabolari che permettono poi all'informatica di gestire le parole chiave, diciamo, di questi sistemi. LifeWatch poi
sta attraverso dei progetti, alcuni sono in corso di preparazione come PON, si sta anche dotando di dati, perché quindi direttamente questi dati potrebbero rientrare nella collaborazione con il network. Diciamo che i dati sono importanti. Qui i dataset, come ha accennato Franco Masson, c'è la possibilità di pubblicare dei dataset, cioè la pubblicazione del dataset c'è stato sempre un conflitto nei ricercatori che si occupavano di raccolta dati, che venivano sfavoriti rispetto ai ricercatori che magari facevano degli esperimenti anche brevi per raggiungere un certo livello, un impact factor di una certa importanza. Oggi alcune riviste si sono dotate di un sistema online per la pubblicazione di questi dataset. E la Società Italiana di Biogeografia in particolare, che pubblica una rivista online che si chiama Biogeografia e che ha una visibilità notevole perché è presso l'Università di California, quindi nel sistema e-scholarship dell'Università di California, dove questi dataset possono essere pubblicati e quindi visti. Naturalmente non vengono pubblicati tutti i dati, ma i metadati di questo sistema. Quindi la pubblicazione di un dataset è praticamente la pubblicazione di tutte le caratteristiche del dataset. E qui proprio con Eleonora abbiamo fatto un primo esperimento di pubblicazione dei dati di sequenze di DNA barcode di tutte le specie italiane della direttiva Habitat, quindi tutte le specie, anzi di Natura 2000 in pratica. Quindi ci sono dati non soltanto di occorrenza, ma anche altri tipi di dati. Allora, quello che mi interessa sottolineare qui sono alcune cose che per fortuna sono state già sottolineate e quindi queste le risparmio. Comunque rimane il problema molto grosso della validazione tassonomica dei dati, perché NNB ha cominciato ad essere costruito con dei dataset che venivano validati in blocco. Cioè c'è un comitato scientifico, cioè è stato istituito un comitato scientifico che si doveva occupare di questo, si è occupato di questo finché sono arrivati dei dataset, poi ci sono un po' perse le tracce di dataset da validare in toto, perché si sa che sono stati fatti in un ambito universitario, in un ambito di esperti. E l'acquisizione di dati direttamente da iNaturalist, da GBIF, perché anche GBIF non è immune a questa cosa, GBIF ha una quantità enorme di dati sbagliati, può capitare di trovare un ippopotamo in mezzo all'Oceano Pacifico, veramente è un grosso problema, perché i dati sono tanti, mediamente molto affidabili perché derivano da istituzioni, da musei, però c'è una percentuale difficilmente valutabile di dati che non sono corretti. E allora una domanda che ci siamo posti è quanto sono attendibili i dati prodotti in ambito in questi grandi raccoglitori della Citizen Science. Uno di questi raccoglitori in particolare è rappresentato dai forum, cioè moltissime persone, moltissimi entomologi, ornitologi, botanici che vanno in giro e portano dati sulla presenza, sull'occorrenza, quindi georiferiti, cronoriferiti, e si servono di forum. Questi forum hanno un sistema che è quasi automatico di validazione del dato, cioè all'interno dei forum ci sono degli esperti i quali intervengono in una discussione. Spesso questa discussione è lunga, magari ci sono almeno 4, 5, 6 step diverse per arrivare poi a una conclusione, e quello sarà il dato che viene posto come l'ultima, il dato definitivo. Allora,
Come facciamo a vedere? Ci sono due forum in Italia molto importanti che hanno raccolto un'enorme quantità di dati. Uno è quello degli entomologi, si chiama Forum Entomologi Italiani, e l'altro è quello che si chiama Natura Mediterraneo. Natura Mediterraneo in particolare ha una diverse centinaia di migliaia di osservazioni, la maggior parte apparentemente corretta. Ci siamo posti il problema di andare a sperimentare quanto sono giusti questi dati, ricorrendo, diciamo, a degli esperti universitari, a persone che conoscevano questa cosa. Allora, proprio in una di queste riunioni sulla Citizen Science abbiamo presentato questi dati qua, e non è stato facile perché sono circa 6.000, oltre 6.000 record, in cui uno per uno siamo andati a vedere la fotografia, perché senza fotografia chiaramente non si può fare niente, e anche a leggere tutte le discussioni che c'erano su quel particolare dato. Beh, l'abbiamo fatto sulle farfalle diurne, che è la cosa più, diciamo, più semplice, e anche che trovava un maggior numero di esperti in quel caso. E abbiamo visto che sostanzialmente c'è una buona percentuale di determinazioni corrette. Queste, in un caso cioè l'85, in un caso il 94% di determinazioni corrette. E tra l'altro in questa rassegna abbiamo potuto guardare che erano rappresentate moltissime specie, cioè ben 250 specie rispetto sui 290 presenti in Italia. Quindi questi forum sono una fonte importante, ma in qualche modo dobbiamo inventarci un sistema, diciamo, di validazione, perché purtroppo non è possibile attribuire da quello che noi troviamo qui sulle farfalle rispetto ad altri gruppi, per esempio di animali o di piante. E questo è un dato abbastanza importante. Poi, va bene, accelero. E un altro aspetto importante sono i gap spazio-temporali nei dati. E questo è abbastanza evidente. Se noi guardiamo, per esempio, qui mi sono andato sul network a guardare le occorrenze della cincia allegra e le occorrenze di cincia allegra che stanno sul Ornito, che è un altro grosso e importante portale che raccoglie questi dati. La stessa cosa per esempio sulla beccaccia, e si vede come in Italia ci sono delle zone che sono sempre bianche, sempre, che riguardano un po' il Molise, la Campania e anche una parte della Toscana. Non so se questo per gli uccelli significa che i cacciatori partecipano poco, diciamo, a questo aspetto qui. Il ruolo dei musei è stato parlato, quindi non c'è bisogno di sottolineare ulteriormente questa cosa, ma volevo dire due cose su una prospettiva estremamente importante, perché una delle attività all'interno di LifeWatch viene sviluppata anche in connessione con altri progetti del CNR. Un grosso progetto è Next Data, è un progetto che riguarda la raccolta di dati orientati soprattutto dati di fauna e flora di montagna e anche di animali e organismi marini. E la possibilità di associare il dato al clima ovviamente è estremamente importante, soprattutto se riusciamo a farlo in maniera diacronica. E si sta lavorando, ci sono delle persone all'interno di Next Data che stanno lavorando alla messa a punto a cercare di rendere precisi i vecchi dati della CKMAP, Map, che è stata uno dei primi, diciamo, dei primi dataset che sono entrati nel network, dove però la localizzazione non era particolarmente precisa, era all'interno di un quadrato 10x10 chilometri.
Quindi c'è stato un lavoro molto importante di georiferimento di questi dati, che sono centinaia di migliaia, e poi l'associazione attraverso, degli istituti del Consiglio Nazionale di Ricerche che si occupano di questo, con il dato climatico storico. Quindi abbiamo per alcuni di questi record il dato del clima del 1750 e il clima attuale. E naturalmente la possibilità di fare dei confronti diacronici, specie clima, a distanza di 200-300 anni, ci fa capire un po' quello che sta succedendo. E un altro modo per farci capire quello che sta succedendo sono i modelli che noi possiamo fare sulle specie montane, avendo dei buoni dati a disposizione. Anche questo è stato fatto, sono stati trattati ...1077 specie per un, anzi ancora un po' di più, insomma oltre 100.000 record, attraverso i quali si è potuto modellizzare la probabilità che specie montane, con l'innalzamento del clima, che chiaramente le specie montane tendono a salire aumentando, diventando il clima sempre più caldo, chi andava incontro a un'estinzione e chi invece sarebbe stato presumibilmente in grado di resistere attraverso la immigrazione verso altre vette montane. Parlo per esempio del comparto Appennino-Alpi. Le montagne appenniniche sono mediamente basse, la maggior parte delle specie alpine sull'Appennino è minacciata d'estinzione, però alcune, per esempio una farfalla, il Parnassius apollo, che è quella che sta in mezzo a queste immagini, il Parnassius apollo, grazie alle sue capacità di buon disperser, riesce probabilmente si salverà, mentre invece non si salveranno moltissime specie che sono attere o che sono soprattutto di coleotteri, soprattutto di ortotteri montani. Quindi i dati del network serviranno, laddove molto ben georiferiti, anche a questo tipo di, analisi, che sono molto importanti perché ci permetteranno di vedere un po' il destino della biodiversità in funzione del cambiamento climatico. Mi fermo qui, se poi qualcuno vuole sapere qualcosa di più sulla potenzialità di GBIF, sulle potenzialità di LifeWatch soprattutto, ci sono qui altre persone del LifeWatch, l'ingegner Fiore per esempio, che si occupa del centro servizi. Grazie. Grazie veramente professor Sbordoni, e volevo sottolineare proprio anche questo ruolo che può avere il network della biodiversità, anche soprattutto tramite la collaborazione con questo enorme strumento che è LifeWatch, cioè diventare proprio dei catalizzatori di sinergie e di collaborazioni sia tra soggetti diversi, sia su temi veramente molto interessanti, anche per quello che diceva poi stamattina la dottoressa Gerratano, cioè un'analisi veramente della prospettiva dei cambiamenti che ha la biodiversità in funzione delle politiche di settore, in funzione di fenomeni che stanno avvenendo e che sono sotto gli occhi di tutti, come quello del cambiamento climatico. Basta e che siano effettivamente degli strumenti che coloro che sono decisori politici possono e devono usare e interpretare per
portare avanti delle politiche effettivamente di tutela non solo della biodiversità, ma davvero di politiche di settore che poi incidono sullo stato di conservazione delle nostre risorse naturali. E quindi ecco che il network sia un po' anche il motore di tutto questo. Mi piacerebbe veramente che tutti si sentissero coinvolti in questa prospettiva.